in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un saluto agli amici di Radio Più. Oggi parleremo del legame tra comunicazione ed educazione. Comunicazione deriva dall'espressione latina communis agere, quindi agire insieme, e rimanda a concetti come la partecipazione, l'incontro, il dialogo. L'educazione invece è un processo umano integrale, che rimanda a concetti come la conduzione, ma anche la formazione e la costruzione di persone, di personalità, ma anche di stanze, di processi. Il legame tra comunicazione ed educazione è sempre stato stringente. Non si può comunicare senza educare e non si può educare senza comunicare. In queste nostre puntate cercheremo di inquadrare il fenomeno comunicazione a 360 gradi attraverso un'impostazione educativa. La comunicazione infatti non può prescindere da un approccio etico, da un approccio morale, ossia da un approccio ragionato, importante. Tutti i temi della comunicazione, sia essa una comunicazione interpersonale, una comunicazione mediata, sino ad una comunicazione digitale, infatti presuppongono un'azione responsabile. Comunicare significa assumersi delle responsabilità. Un altro aspetto importante è il legame tra comunicazione ed educazione da un punto di vista disciplinare. Esiste una disciplina che si occupa di questo legame e si chiama media education, ovvero l'educazione ai media, l'educazione attraverso i media, l'educazione con i media e l'educazione nei media, in quanto i media, soprattutto i media digitali, pensiamo ai social network, sono degli ambienti e quindi è anche importante educare ad abitare e a vivere in questi ambienti. Il nostro viaggio quindi racconterà la comunicazione, racconterà i media e tutte le innumerevoli sfumature attraverso questo approccio. Proveremo non soltanto ad analizzare questo legame in chiave culturale, in chiave divulgativa, ma cercheremo anche di fare degli esempi veri, degli esempi reali che appunto amplieranno le nostre conoscenze e soprattutto abbatteranno delle barriere culturali che caratterizzano e hanno caratterizzato da sempre questo legame. Quindi comunichiamo per educare ed educhiamo per comunicare.